Buonasera a tutti, benvenuti a questa prima puntata di Per Cosa Teniamo, direttamente dal Sofia Lounge Bar. Siamo con Rodolfo Romeo, il titolare del locale, e la domanda è: perché Sofia? Ma Sofia nasce da, diciamo, noi italiani a volte non apprezziamo quello che abbiamo e quello che siamo, no? Quindi ecco, apprezziamo più le cose che vengono da fuori, e secondo me è sbagliato. E quindi tutto è nato da questo, siccome lei ci ha rappresentato un po' per tutto il suo stile, il suo, diciamo, charme in tutto il mondo, quindi abbiamo deciso di dargli il suo nome. Lei quindi, Sofia Loren? Sofia Loren, sì, assolutamente sì. Che è rappresentata in diverse immagini all'interno del locale. Sì, assolutamente sì. Grazie per l'ospitalità, ci vedremo tutti i lunedì per la registrazione presso il Sofia Lounge Bar alle ore 17. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie Rodolfo, grazie mille. E la nostra prima puntata inizia con le tue proposte per Spoleto, e partiamo da un ospite molto gradito per tanti motivi che spiegheremo più avanti, ma anche perché il motto che utilizza spesso è uno dei motti che secondo me in questo momento diventano fondamentali, cioè il voler metterci la faccia. Guido Grossi, che è rappresentante del Movimento 5 Stelle qui a Spoleto, utilizza "io ci metto la faccia" come slogan. Perché questo slogan, Guido? Perché è importante capire che la politica non la possiamo lasciare ai politici di professione. Sarebbe molto bello starsene a casa propria, a godersi quello che uno è riuscito a fare nella vita, però c'è la politica che non si sta più occupando assolutamente delle nostre cose, e allora è importante farsi avanti, appunto metterci la faccia, anche se non è facile, perché quando ci si espone è chiaro che arrivano i colpi di chi vorrebbe che rimarressimo tutti quanti nelle nostre case. Invece dobbiamo uscire dalle nostre case, dobbiamo uscire, metterci la faccia e riprenderci la gestione della città, perché è nostra. Guido, leggo che sei nato a Orvieto, cresciuto anche professionalmente a Roma, e ora l'impegno politico è invece su Spoleto. Come mai questa scelta? Spoleto l'avevamo scelta con mia moglie, la famiglia di origine di mia moglie è di Spoleto, per venire in un secondo momento, quando avrei lasciato con calma la banca. Avevamo comprato una casa già nel 2004, ci sono venuto da quando l'ho comprata tutti i weekend. Dal 2007, quando ho lasciato la banca in maniera un po' improvvisa, perché la banca è stata comprata dai francesi della BNP Paribas, ho deciso di cambiare vita, sono venuto dal giorno dopo qui a Spoleto. Mi sono preso un paio di anni sabbatici nella campagna di Spoleto, mi sono goduto la pace che sa offrire la campagna qui, e poi piano piano sono rientrato nella città. Ho trovato una città piena di persone competenti, capaci, che hanno voglia di fare, e che anche loro, come me, trovano nella politica e nelle istituzioni, anziché un aiuto, un ostacolo. E allora in questa città dove ho scelto di vivere voglio fare quello che penso sia giusto fare tutti quanti insieme. Lasciata la banca, perché la tua precedente attività, o meglio, prima del trasferimento Umbro, lavoravi, quindi hai già citato il nome della banca, quindi in BNL. In BNL, sì. E poi un cambio radicale, come quelli dei film, cambio vita. Sì, assolutamente. Perché quando sono entrato in banca nel 1981, quella era la banca del Ministero del Tesoro, era una banca pubblica, svolgeva una funzione di interesse pubblico. Poi piano piano si è trasformato, è diventata privata, ha smesso di occuparsi dell'interesse pubblico e sempre di più si è occupata del profitto privato. Un po' colpa della banca, ma un po' colpa dello Stato. È questa politica che ha scelto di abbandonare il sistema finanziario. Ce l'aveva saldamente nelle mani e lo usava per fare cose di interesse pubblico. L'ha lasciato ai privati completamente e quello si è messo a fare gli affari suoi. E oggi si è messo al di sopra della politica, controlla i politici e ci sta rovinando l'esistenza. Quindi dobbiamo trovare il modo di recuperare la politica e di rimettere la politica al di sopra del sistema finanziario. A proposito di sistema finanziario, una parola che abbiamo sentito dire in quest'ultimo periodo con una certa frequenza, non chiara a tutti, è più chiara con un altro termine che forse non può essere citato. Cosa sono gli SHEC? Che connessione c'è tra l'economia, il sistema finanziario, le banche, le comunità locali? Sì, un tempo, sempre quando sono entrato in banca nel 1981,
lo Stato aveva la leva monetaria. Se aveva bisogno di spendere per creare infrastrutture, per creare posti di lavoro, per dare servizi ai cittadini, fra le varie alternative poteva semplicemente stampare moneta e lo chiedeva alla Banca d'Italia, che a quel tempo rispondeva al 100% al Ministero del Tesoro, alla politica e al Parlamento. È cambiato tutto. Oggi la Banca d'Italia, sebbene sia formalmente un ente pubblico, dentro la Banca Centrale Europea ha il divieto perfino di prestarli i soldi agli Stati. Li può prestare soltanto alle banche e poi le banche ce li vengono a prestare a noi i soldi. Per far capire la differenza, c'era sul titolo dell'Unità di qualche giorno fa un titolo del genere: 1.000 miliardi per l'occupazione. 1.000 miliardi che la Banca Centrale Europea li darà agli Stati per fare infrastrutture o per creare lavoro? No, non può. Li darà alle banche, comprerà titoli sul mercato finanziario, quindi farà un grosso favore alle banche e di quei 1.000 miliardi soltanto qualche briciola arriverà nell'economia reale. 1.000 miliardi creati dal nulla, 1.000 miliardi che la Banca Centrale Europea scrive sui numeri del computer e appaiono sui conti delle banche. Poi queste banche ce li prestano a noi, alle condizioni che decidono loro, briciole, perché la maggior parte rimangono sui mercati finanziari. Se lo Stato si è ridotto a prendere i soldi dalle tasche dei cittadini per fare le cose, è chiaro che i conti non torneranno mai. Fino a quando non capiamo questo, per far girare l'economia è necessario che i soldi stiano non sui mercati finanziari, ma nelle tasche dei consumatori, siano nelle tasche delle aziende che creano lavoro, che creano beni reali, perché sono quelli che ci fanno stare bene. Allora, con lo SHEC facciamo esattamente quello che fa la Banca Centrale, ce li reinventiamo i soldi. Non sono soldi, chiaramente, perché per far sì che la cosa sia legale dobbiamo girarci un po' intorno. Allora, è un sistema che già esiste, un'associazione a livello nazionale, che, basata sulla solidarietà, regala a tutti i cittadini che vogliono dei buoni sconto che possono essere spesi nel circuito economico territoriale. Ha funzionato poco finora perché non c'è la chiusura di questo circuito. L'arcipelago SHEC regala gli SHEC ai cittadini, i cittadini li spendono presso i negozianti, presso i professionisti, presso gli agricoltori, presso gli artigiani e loro non sanno più cosa farci, dovrebbero scambiarseli fra di loro. Allora facciamo in modo che anche le istituzioni tornino a fare quello che è il loro dovere. Facciamo in modo che le istituzioni possano dire a queste partite IVA, alle aziende, noi vi diamo dei servizi e li faremo pagare almeno parzialmente in SHEC. E gli SHEC che il comune incassa li restituisce ai cittadini, magari quelli che sono rimasti indietro, quelli che non hanno lavoro, quelli che hanno più bisogno. Così si riesce a far circolare questa moneta. E a che in senso polemico chiama tutta questa operazione baratto? Cosa ti senti di rispondere? No, non è un polemica. Il baratto è cosa buona e giusta. Noi viviamo nella società dello scambio. Nessuno di noi è più capace di procurarsi da mangiare, i vestiti che indossiamo e costruirsi la casa. Abbiamo bisogno, vista la specializzazione del lavoro, ognuno di fare le sue cose e poi una volta che l'abbiamo fatto ce le dobbiamo scambiare. Ce le potremmo scambiare col baratto se fossimo tanto efficienti da gestirlo su un grosso computer. Alla fine i soldi non fanno altro che rendere facile quell'operazione complicata. Per questo è sbagliatissimo che siano stati regalati a un sistema privato ed internazionale. Ce li dobbiamo riprendere. Restiamo, sull'economia anche locale, no? Proprio perché parlando in questo momento dello scambio di servizi, aziende, c'è una forte criticità. La scorsa settimana c'è stata una manifestazione, nonostante la pioggia, anche davanti al Tribunale per quanto riguarda gli MS, insomma l'ex Pozzi. Sappiamo che in questo momento i lavoratori stanno manifestando, cercando appunto di avere risposte che possano salvaguardare il posto di lavoro. So che anche in quel caso hai anche te sotto la pioggia per raccogliere perlomeno la voce. Ci sono delle proposte, qualche iniziativa come Movimento 5 Stelle? Come vi ponete rispetto a questa criticità, allora, economica territoriale? Il Movimento 5 Stelle sul piano del lavoro ha fatto due cose. Ha lanciato una proposta di legge a livello nazionale che dia alle maestranze, i lavoratori che se la sentono, la possibilità di gestire direttamente queste aziende che i datori di lavoro non vogliono più gestire. Dall'altra parte, sul piano del contratto di lavoro, la proposta del Movimento 5 Stelle è tornare allo Statuto dei lavoratori. Perché quella era una legge scritta nei momenti in cui i lavoratori erano capaci di lottare e di difendere i propri diritti e in cui lo Stato stava dalla parte dei lavoratori, scritta per difendere gli interessi di chi
in una situazione di conflitto è la parte debole. Questo devono fare le istituzioni. Oggi purtroppo le leggi sul lavoro le scrivono i politici che hanno cambiato direzione, stanno dalla parte di chi è forte. E purtroppo chi è forte non sono più i nostri piccoli imprenditori locali, chi è forte oggi sono le multinazionali. E le leggi che vengono scritte sui contratti di lavoro di oggi, quelle che obbligheranno mio figlio ad accettare un lavoro di 300 euro per 10 ore al giorno al mese, servono soltanto a far venire qui le multinazionali. Quando avremo accettato un lavoro da schiavi, allora ripartirà l'economia che questi signori hanno in mente. Quindi che tipo di proposta o di idea si potrebbe lanciare per salvaguardare proprio la posizione di quei lavoratori, allora, nello specifico? Per la Pozzi in particolare, sì. In questo momento l'unica soluzione a portata di mano immediatamente è che la politica ci metta la faccia. Non posso farlo io da privato cittadino, non ho gli strumenti, ma io voglio vedere la signora Marini e il signor Renzi, che promettono questo mondo e quell'altro, a venire a parlare, a mettersi in mezzo fra questi lavori che oggi sono parte debole e la proprietà, che è parte forte, che non ce la mette la faccia, perché non l'abbiamo mai vista qui a Spoleto. Quindi un'intermediazione della politica locale e del governo. Assolutamente, per garantire che un piano industriale esista, che sia serio. È inutile che rimandiamo la soluzione di 6 mesi in 6 mesi. O questa azienda crea ricchezza, o bisogna creare immediatamente un'alternativa. Politica locale, economia, sono un po' i temi che abbiamo trattato finora. Unendo le cose, inevitabilmente un altro tema molto caldo in questi ultimi mesi, il buco di bilancio e la macchina comunale in genere. Si è parlato delle posizioni dirigenziali, del fatto che siano state confermate alcune posizioni. Qual è l'idea che ti sei fatto su tutto questo? Ma l'idea che ho, anche parlando con le varie associazioni, degli incontri che facciamo con i cittadini, è che l'impressione che ha la cittadinanza nei confronti della macchina comunale è che potrebbe funzionare molto meglio. Abbiamo anche numeri che lo dicono, nel senso che 250 dipendenti comunali rispetto alla popolazione, facendo il confronto con il resto dell'Italia, è un numero elevato. Data la situazione in cui sciocche leggi dello Stato impediscono al Comune di spendere e di fare le cose che dovrebbe fare, noi pensiamo che questa deve essere trasformata, deve diventare una risorsa. Io penso che ci sono persone che non vedrebbero l'ora di avere la possibilità di fare cose concrete per rendersi utili per la cittadinanza. E di cose da fare ce ne saranno tante, e io sono sicuro che troveremo il modo di dare a queste persone la possibilità di dare il meglio di se stesse e mettere la macchina comunale al servizio completo della cittadinanza per le cose che vogliamo fare. Quanto ai dirigenti, sì, la mossa che c'è stata ultimamente l'ho capita poco, nel senso che una conferma per 2 mesi lascia un po' il tempo che trova. Sicuramente è uno degli obiettivi prioritari quello di capire cosa stanno facendo questi dirigenti, se hanno le competenze, se avvertono il senso della responsabilità delle cose che fanno. Io ho già governato una struttura con 5 dirigenti, li ho fatti lavorare per raggiungere tutti insieme l'obiettivo comune. Nel mondo è quello bancario? Che faremo, sì. Allora, visto che abbiamo anche un pubblico che, come noi lo definiamo, è parlante, iniziamo sentendo la voce del web, se ci sono domande dalla redazione web. Fabiola. Sì, Alessandra, abbiamo ricevuto alcune domande per il signor Grossi. La prima, signor Grossi, lei oggi è contro le banche perché è stato cacciato da BNL? Altro che cambiare la vita, è stato costretto a cambiare vita? La prima un po'... leggermente polemica, direi. Sì. Sì, non c'è problema. Allora, la BNL è stata acquistata dalla BNP Paribas, che è una banca francese molto più grande, anzi è una delle banche che fanno parte del circolo delle grandi investment bank internazionali. Quando una grande banca ne compra una più piccola ha un obiettivo immediato, togliere la dirigenza della banca che acquista, perché per lei rappresenta un doppio problema, un costo molto elevato di cui non ha assolutamente bisogno, una resistenza. Se io fossi rimasto lì avrei difeso i miei collaboratori fino all'ultima goccia del mio sangue. Quindi loro avevano bisogno di prendermi e di mandarmi via. Non me, tutti i dirigenti, tutta la direzione centrale della Banca Nazionale del Lavoro. Hanno pensato che fosse possibile fare licenziamenti di massa, pensavano che in Italia era possibile. Hanno provato a chiederlo al nostro personale, quando hanno scoperto che non era vero, hanno provato ad attaccare tutti i singoli dirigenti con vari pretesti. Io mi sono difeso dalle accuse che ho ricevuto e gliele ho rigirate contro. In una lettera che ho mandato per conoscenza al Presidente della Repubblica, al Governatore della Banca d'Italia e a tutte le istituzioni, per dimostrare che forse non erano
non solo non erano valide le accuse che mi avevano rivolto, ma avevano qualche cosa di profondamente sbagliato. Allora, quando sono arrivati, io non desideravo altro che di essere chiamato e di ricevere un'incentivazione all'esodo. Molti come me lo desideravano, perché il mondo della finanza era comunque diventato molto poco gradevole da viverci dentro. E alla fine, con questa soluzione, mi hanno richiamato e hanno dovuto ammettere che non potevano accusarmi di niente e mi hanno offerto un'incentivazione all'esodo. Quando ho lasciato la BNL, io ero vicepresidente dell'Associazione dei Tesorieri e Cambisti Italiani, ero membro del consiglio di amministrazione dell'EMID, che è una società dove si gestiscono depositi interbancari, ero membro del gruppo di contatto presso la Banca d'Italia, ero conosciuto e rispettato nell'ambiente. Tutti i miei colleghi sono rimasti perché hanno scelto di rimanere. Io ho scelto di cambiare completamente, non ne potevo più di quell'ambiente. E me ne sono uscito denunciandoli. Dopo 6 mesi ho riscritto una lettera a tutte le istituzioni chiedendo di vietare alle banche di vendere strumenti derivati. Non ho mai ricevuto risposta. Non capivo perché, quando mi sono rimesso a studiare le leggi, i trattati, ho capito perché non rispondevano. E siamo arrivati poi ai prodotti tossici, che è un'altra storia. Esatto. Abbiamo la degenerazione rispetto ai derivati. Altre domande, Fabiola? Ne abbiamo una di tono totalmente differente alla precedente. In effetti si tratta più di una considerazione ottimistica a favore del signor Grossi e recita: Guido, Spoleto è con te, finalmente un volto nuovo per Spoleto, sono sicuro che riuscirai a stravolgere in modo positivo la macchina comunale. Beh, mi sembra più un ottimistico. Grazie, è il primo impegno che ho preso e sicuramente faremo di tutto per mantenerlo. Ci hai anche dato un po' un'idea, no, di quella che è la visione rispetto alla macchina comunale. Sentiamo allora il pubblico e quindi vediamo Raffaella se riesce a raccogliere qualche domanda. Lo dicevo, Spoleto ha tanti problemi, però ha anche delle potenzialità. E una di queste potenzialità è sicuramente il turismo. Come pensi, Guido, di risolvere e portare avanti il discorso turistico qui a Spoleto? Sì. Allora, innanzitutto dobbiamo tenere presente che i problemi non possono essere affrontati in maniera settorale, uno per uno. Io penso che ci sia bisogno di avere una visione complessiva di che cosa vogliamo farne di questa città. Il turismo è sicuramente uno degli aspetti più importanti, perché per natura, per tradizione, per vocazione, Spoleto ha tantissime cose da offrire e oggi purtroppo riesce a offrirne molto, molto di meno di quelle che potrebbe. Le statistiche regionali ci vedono molto indietro rispetto ai competitor della stessa regione Umbria. Che cosa può offrire una città ai turisti? Deve offrire se stessa. Se noi siamo capaci di vivere bene in questa città, se siamo capaci di goderci le cose che abbiamo, i turisti vengono, non dobbiamo far altro che farglielo sapere. E per questo dico che bisogna avere una visione complessiva. Se noi pensiamo di poter vivere di supermercati, di grande industria, avremo poco da offrire. Se invece riscopriamo la capacità di creare nell'agricoltura naturale i prodotti genuini che a noi spoletini piacciono tanto e che sappiamo fare in maniera molto bene, se siamo capaci di convincere i ristoratori di questo territorio a vendere soltanto prodotti, a offrire soltanto prodotti a chilometri zero e soltanto prodotti naturali ai turisti che vengono, i turisti saranno più contenti di venire e dobbiamo farglielo sapere. Quindi, se nei negozi di Spoleto troviamo le cose fatte dai nostri artigiani vuol dire persone capaci che hanno l'arte di fare le cose a mano, anziché prodotti fatti dai cinesi o dagli indonesiani in luoghi lontani, le persone verranno più volentieri in questa città. Quindi il turismo come risorsa, abbinato anche appunto all'ecosostenibile, al chilometro zero e a tutta l'economia locale, incluso anche esatto, l'artigianato. Grazie. Altre domande? Volevo chiedere essenzialmente qual è la politica legata ai rifiuti. La politica legata sì, ai rifiuti? Ai rifiuti, sì. I rifiuti sono uno degli esempi classici di come le cose si possono gestire malissimo, facendo spendere tanti soldi ai cittadini e creando problemi pratici, oppure si possono gestire in maniera completamente diversa, facendo spendere poco ai cittadini e risolvendo tanti problemi. Allora, quando mi sono affacciato in città alla politica e sono andato a sentire le dichiarazioni sul bilancio del sindaco Benedetti l'anno scorso, si parlava appunto di rifiuti e la cosa ci è stata proposta in questi termini:
La VUST e l'amministrazione non sono riusciti a garantire le soglie di legge obbligate per la raccolta differenziata, quindi non hanno trovato niente di meglio da fare che aumentare le tasse ai cittadini. E ci hanno chiesto ben 630.000 euro in più per consentire di fare la raccolta differenziata. Ma come? Eravate già impegnati a farlo. Non bisogna dare la paghetta a chi sbaglia, bisogna penalizzarlo. Se la VUS non è capace di fare la raccolta differenziata, bisogna togliere la gestione del servizio alla VUS. Perché i rifiuti, se li mettiamo tutti insieme in un secchio, sono un problema che possiamo risolvere e gestire o nelle discariche, ma lì inquinano l'acqua, inquinano la terra, o negli inceneritori, ma lì inquinano l'aria e ci avvelenano, facendoci spendere soldi. Perché succede? Perché chi gestisce le discariche, chi gestisce gli inceneritori ci guadagna. E quelle persone che purtroppo sono private non hanno per niente a cuore. Quindi la risposta è nella raccolta differenziata? Sì, riduzione dei rifiuti innanzitutto. Se andiamo nelle discariche ci dobbiamo vergognare di come compriamo le cose, non sappiamo che farci, le andiamo a buttare. Riuso, riciclo, riparazione. Questa è la risposta concreta, perché ci restituisce una materia che può essere utilizzata e quindi in teoria li dovremmo vendere i nostri rifiuti. O quantomeno trovare il sistema per non fare mucchio, mettiamola esatto. In questi termini. Grazie, vediamo se c'è ancora qualche domanda, anche se, ecco, vedi, si sono fatti forza. Se ti dico buco di bilancio, che ti viene in mente? Ne abbiamo anche parlato prima. Mi vengono in mente due cose. Innanzitutto noi in Italia abbiamo le idee molto confuse fra quella che è l'economia e quella che è la contabilità. Perché i politici ci hanno confuso talmente le idee da farci credere che leggi contabili siano al di sopra dell'economia e impediscono all'economia di fare le cose. Invece la contabilità dovrebbe soltanto rappresentare. Il buco di bilancio si è creato perché per tantissimi anni, non soltanto negli ultimi 1, 2, 3, 4, 5 anni, ma per tantissimi anni la rappresentazione degli fatti economici in questo comune è avvenuta in maniera non corretta. Non hanno rappresentato correttamente i debiti e i crediti. Se ne sono accorti da molto tempo, hanno deciso di gestirla in maniera poco trasparente. Nel momento stesso in cui se ne sono resi conto avrebbero dovuto chiamare tutta la città e dire c'è un problema, 10-15 anni fa, hanno deciso di gestirlo per conto loro, ci hanno messo tanto tempo e hanno lasciato le cose alquanto confuse. Io non vedo l'ora di metterci il naso di persona, perché ancora oggi non ho idea di quanto sia questo buco di bilancio. Per risolverlo comunque ci sono due possibilità. Uno è aumentare le tasse indiscriminatamente, e questo penso che sia il modo più sbagliato. Due, cercare di rilanciare l'economia territoriale. Se noi riusciamo a rilanciare l'economia territoriale tenendo presente che l'ordine di grandezza della produzione di ricchezza di Spoleto è di 1 miliardo di euro, 10 milioni diventano un problema assolutamente marginale. Però dobbiamo farla ripartire l'economia territoriale. E a proposito dell'economia territoriale, e comunque di attività amministrative, di politiche sociali, si parla purtroppo, siamo partiti, no, parlando proprio dei lavoratori dell'ex Pozzi, i nuovi poveri, cioè questa economia aumentando le tasse, se già abbiamo difficoltà, sentiamo molte persone hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, l'aumento delle tasse non aiuta. Che tipo di risposte pensi si possano proporre proprio sul territorio? Guarda, questa è una delle cose che veramente più drammatiche. Scopriamo delle persone che da un giorno all'altro perdono il lavoro, perdono la capacità di dire ai propri figli non ho da darti da mangiare, non posso più comprarti questa cosa, forse sto perdendo il lavoro, tu non avrai un lavoro, non avrai una pensione, vattene da questo paese, vai a cercare fortuna altrove. Queste persone sono disperate, queste persone sono sole e credo veramente che il primo dovere è far capire che le istituzioni devono stare dalla parte loro. In un modo o nell'altro devono stare dalla parte loro. La cosa vergognosa è che lo Stato ha tagliato completamente le risorse comuni. Tutti i trasferimenti che servono per le politiche sociali nel giro di 3 anni sono stati azzerati. Allora il compito resta nel comune, ma le risorse non gli vengono date. Ebbene, noi tireremo dentro la città, tireremo dentro le associazioni del volontariato, ci inventeremo una moneta, se c'è da inventare una moneta, faremo ripartire l'economia, ma queste persone sono nostri fratelli.
dobbiamo smetterla di essere competitivi, non dobbiamo diventare competitivi, dobbiamo diventare solidali. Quindi soluzioni che prescendono poi dall'attribuzione di capitali da parte del governo, cioè ricreare un movimento prenderemo fino locale. All'ultimo centesimo disponibile, ovvio. Ce l'andremo a prendere con le unghie e con i denti. Sto per scontato che non si rinunci ai finanziamenti, ma non basando tutto sui finanziamenti. Sappiamo che sono insufficienti. Però si può spendere anche in maniera molto diversa. Qualcuno mi faceva notare che se vogliamo dare assistenza a una persona dentro una struttura si possono spendere dai 40 agli 80 mila euro all'anno. Se questa persona la mettiamo dentro una famiglia ce la possiamo cavare con 6 mila euro all'anno. Allora magari non è facile trovare famiglie adeguate, però è possibile che qui, siamo davvero convinti che qui a Spoleto non ci sono persone che sarebbero ben felici di aiutare qualcuno in difficoltà con una spesa 100 volte più bassa? Ora le cose se si vogliono fare penso che quindi sfruttare proprio fare. Anche le associazioni, tutto ciò che è intorno al mondo anche del anche supporto, del volontariato. Spendendo i soldi pubblici in maniera da coinvolgere queste forze sane. Ti ringrazio, vediamo se abbiamo ancora qualche domanda del pubblico. In questo territorio, il territorio spoletino, è stato sempre l'agricoltura una cosa importante. Pensa di poterla realizzare di nuovo una economia basata sull'agricoltura? Agricoltura, quindi. Recupero, certo. Dell'agricoltura. Collego subito con un'altra cosa che mi ero segnata, che si è parlato molto, questo Ceniamo Insieme, dove dei prodotti tipici, agricoltura, vino, insomma, I titoli dei giornali dicevano: organizzato una cena, il vino lo porta Grossi. Insieme ai prodotti a chilometro zero. E quindi l'agricoltura appunto. Stella, certo. Fino a 50-60 anni fa, 50-60%, 70% della popolazione viveva in agricoltura. Ci viveva male perché non era proprietaria della terra, quindi la maggior parte vivevano a padrone e quindi veniva sfruttata. Però chi vive in agricoltura ha un vantaggio enorme. È in grado di procurarsi i beni necessari per poter sopravvivere. Se oggi soltanto il 5% della popolazione è in grado di procurarsi le cose necessarie alla sopravvivenza, è chiaro che dipendiamo da altri. Siamo tutti schiavi e alla fine siamo costretti a mangiare dei cibi prodotti da un'industria agroalimentare che non ha assolutamente a cuore né la nostra libertà né la nostra salute e ci propina cibi tossici, che ci fanno venire il diabete, che ci fanno venire le allergie, che ci fanno venire le intolleranze. Allora, in una città come Spoleto, che ama mangiare bene, che ha una bellissima natura, che ha un territorio ancora tutto sommato incontaminato, ripartiamo da un'agricoltura naturale, rimettiamo le persone in grado di essere veramente liberi perché sono in grado di procurarsi da mangiare con le proprie mani. E quindi torniamo appunto al chilometro zero, come proponevi prima, e quindi a sfruttare il più possibile le risorse locali anche dal punto di vista agroalimentare. Certo. Io credo che possiamo finire con la domanda che caratterizza la nostra trasmissione. La tua proposta per Spoleto? La mia proposta per Spoleto è: non aspettatevi che né Grossi né nessun altro sia in grado di salvarci. O ci salviamo tutti insieme, partecipando, o purtroppo stiamo sprofondando verso una situazione brutta, molto brutta. Dobbiamo riavvicinare i cittadini alla politica. La cosa che più sconcerta quando parliamo con i cittadini è sentirsi dire: la politica è una cosa sporca, siete tutti uguali, non ne voglio più sapere. Ecco, questo è quello che desidera veramente chi ci vuole tenere lontano per continuare a fare le cose sbagliate che stanno facendo. Riprendiamocela. La mia proposta per Spoleto è: venite, perché insieme possiamo fare cose meravigliose in questa città. Oltre 10.000 clienti soddisfatti, un'offerta particolarmente ricca con grandi occasioni, nuove, usate e a chilometro zero. Auto, moto, veicoli commerciali e industriali, la soluzione ideale per tutte le tue esigenze è Maranauto. Seguici sul nostro sito internet, Facebook e Twitter, sempre aggiornati. Maranauto è anche rivenditore Suzuki e Mitsubishi. Maranauto è la miglior soluzione per l'acquisto della tua vettura. Mettiti seduto, al resto ci pensiamo noi. Garanzia post vendita con soccorso gratuito.
occupiamo della bellezza dei tuoi capelli con prodotti naturali ed ecosostenibili, con tanta passione e professionalità. Per piccole e grandi occasioni, ridona una luce nuova al tuo viso e abitua le tue mani al meglio. Mafalda, trucco professionale con prodotti naturali e biocompatibili, trattamenti mani di qualità e che durano nel tempo. Five, a Spoleto l'unica certezza. La moda è di tutti, lo stile solo tuo. Aurum e Aurum Prestige. Gioielli realizzati a mano e gioielli fashion. Orologi, argento, articoli da regalo. Aurum, i nostri gioielli, per i vostri desideri. Ci sono due coccodrilli e due. Ivana Moda Bimbi. Da oltre 50 anni, abbigliamento per bambini da 0 a 12 anni. Ogni capo è certificato e rispetta importanti requisiti in termini di sicurezza, qualità e durabilità nel tempo. Ivana Moda Bimbi, la moda giusta al giusto prezzo. Tabaccheria Leoni in via Marconi 160. Pagamento bollette e bollettini, bollo auto, trasferimenti Western Union. Sappiamo ascoltare e offrire il servizio più adeguato al momento. Amen. Consapevoli del delicato compito che ci è dato. Quando e come nasce Maranauto? Maranauto nasce da un'idea che completava un'attività che svolge il gruppo Maran. Dovendo gestire i crediti, sono cominciati a rientrare veicoli di leasing che ritiravamo. Da lì è nata l'idea prima di fare il deposito e poi la rivendita. E da lì si è venuto a creare un'azienda nell'azienda. Qual è quindi la mission di Maranauto? La missione di Maranauto all'inizio era proprio ricollocare i beni ritirati dai leasing e poi all'interno dell'azienda si sono sviluppate sinceramente delle professionalità importanti sia nel ritiro che nella vendita. I ragazzi che ho avuto l'intuito di inserire ma che sono stati bravi poi a crescere sono diventati dei bravi venditori, sono diventati dei bravi commerciali, quindi quando l'approvvigionamento di vetture da leasing è venuto a calare, poi perché il leasing è entrato in crisi e tutto il resto, abbiamo cercato altre forme di approvvigionamento e abbiamo visto che il pubblico ci era vicino, il pubblico nel senso dei clienti. Quindi le caratteristiche vincenti di Maranauto sono? Ma le caratteristiche vincenti sono quelle che tutti credo che facciano quelle vendite. Noi forse ci caratterizziamo un po' per il post vendita, per l'assistenza. Oggi le auto sono fatte per durare di più. Io ho un'età, quindi io mi ricordo una macchina a 100.000 km, era vecchia e dovevi rifare il motore a 50.000 la frizione. Oggi le macchine fanno 300, 400, 500.000 km e la manutenzione è relativa. Quindi la caratteristica di Maranauto è di consigliare le persone all'acquisto giusto e seguirli poi nel post vendita, nelle prime difficoltà che possono succedere. Ogni macchina è uguale all'altra, però poi ognuno ha le sue caratteristiche e quindi appoggiarsi ad officine specializzate, in quanto l'officina tuttologa oggi non esiste più, ogni marca e ogni tipo di vettura ha bisogno di una sua assistenza, quindi era inutile creare un'officina interna, preferiamo appoggiarsi alle officine specializzate esistenti in maniera da dare un servizio migliore a chi compra l'auto da noi. Ringraziamo Nazareno D'Atanasio, ideatore di Maranauto. Grazie. Grazie, ringraziamo Guido Grossi per la disponibilità, anche per essersi lanciato sulla nostra prima puntata e vi aspettiamo ancora qui al Sofia Lounge Bar il prossimo lunedì alle ore 17 per conoscere meglio un altro personaggio di Spoleto, Massimo Brunini. Grazie ancora e alla prossima.